a Cremona, sabato 8 novembre, a mezzogiorno, un gruppo di democratici cremonesi si sono riuniti in un bar del centro, all'aperto, per brindare alla vittoria di Barack Obama e salutano gli amici di Facebook. Sì, buongiorno Anna, buongiorno. Saluto gli amici di Facebook, e ciao amici di Facebook. Ciao. Vado a cantare buccia. Dubito conoscendo il soggetto di all'aperitivo, al brindisi per Obama, per Barack Obama, organizzato dal PD di Cremona, e c'è ovviamente anche la segretaria cittadina del PD, Anna Maria Abate, che ci rilascia questa dichiarazione. Siamo qui a festeggiare Obama perché è la vittoria di un'idea democratica che ci appartiene. Siamo fierissimi di come è stata condotta la campagna elettorale e su quali punti Obama ha vinto. Ha parlato di quello, dei temi che ci sono cari, innanzitutto a livello internazionale della multilateralità, della condanna della guerra, della condanna della tortura, quindi di Guantanamo. Si è ricominciato a parlare di redistribuzione a favore delle fasce più deboli della classe media, cosa che rovescia il paradigma dei liberisti che dicono prima si crea ricchezza, poi si redistribuisce. Non è vero, si redistribuisce per aumentare, incentivare anche i consumi e quindi innescare quel circolo virtuoso che porta poi al rilancio del paese, al rilancio economico e quindi in tutti i sensi del paese stesso. Che cosa ci accomuna ancora ad Obama? Il parlare di equità fiscale, perché parlare di abbassamento delle tasse per ceti medie e fasce più deboli significa riportare quei concetti di equità e di democrazia che ci appartengono. Quindi una campagna elettorale fatta non sulla paura di quello che sta succedendo nel mondo, che obiettivamente è qualcosa di epocale, ma una campagna condotta sulla speranza, sulle proposte, e opposta a quella che invece nel nostro paese purtroppo ha fatto presa. Ha fatto presa la paura, la chiusura, il ritorno a vecchi schemi che ci portano soltanto all'isolamento e a tutto il resto. Che altro posso dire? Insomma, Obama e tutti noi siamo contentissimi e contiamo che questa vittoria significhi un risveglio anche nel nostro paese della speranza che certi temi, certe questioni possono essere vincenti, possono essere accettate anche nel nostro paese, quindi portarci alla vittoria, alle prossime elezioni, al governo di questo paese per la sua salvezza, perché così come sta andando certo non promette niente di buono. Grazie. Paolo Bodini e gentile consorte erano là, erano a Chicago. Ora zoomiamo sul gadget, eccolo. I was there. Ci dica com'è andata, ci dica, cliccano. È una grande notte, un'emozione veramente intensa, centinaia di migliaia di persone per le strade a cantare, a festeggiare, a piangere di commozione, è un momento indimenticabile. Anche per lei signora? Confermo, a me piaceva molto l'atmosfera di totale gioia, pacifica, nessuna frase sgradevole, una meraviglia, e poi ci sono tutti i giovani. Tantissimi giovani. Quindi anche Cremona c'era? Cremona c'era, con noi c'era anche Tita Magnoli. Tita Magnoli, certo, grazie.